Ciao a tutti, in questo video rispondiamo alle vostre domande del mese. La prima domanda riguarda la possibilità di cambiare la velocità del playback di Filmora. All'interno di Filmora possiamo cambiare la velocità della preview, quindi non delle clip, quindi non cambiare il tempo effettivo facendo dei rallentati o delle velocizzazioni. Stiamo parlando della velocità di quando andiamo in play, quindi quando riproduciamo la timeline per controllare il nostro filmato cliccando qui oppure con la barra spaziatrice. In tante situazioni può essere utile accelerare il playback proprio perché abbiamo bisogno magari di controllare un video molto lungo e andare a velocità doppia, ad esempio, o tripla, a fare solo un controllo veloce, ci può aiutare moltissimo. Per fare questo, in realtà, abbiamo uno shortcut che è il tasto L. Il tasto L ci permette, schiacciandolo, di passare dalla velocità normale alla velocità doppia, ma schiacciandolo nuovamente andremo a raddoppiare ulteriormente. Quindi ogni volta che premiamo il tasto L aumenterà la velocità. Naturalmente poi ricomincerà da capo. Quando clicchiamo nuovamente per andare in play, la velocità si resetta e torna a quella tradizionale. È utile sapere anche che ci sono altri due tasti proprio vicini alla L, che sono appunto J e K, che servono per una cosa molto simile. Quindi il tasto J serve per fare la stessa cosa ma all'indietro, quindi cliccando su J avrò un playback al contrario per tornare indietro e cliccandolo nuovamente cambierà anche la velocità di riproduzione. Quindi adesso velocità normale, schiaccio una volta è a velocità doppia, schiaccio una volta abbiamo una velocità ancora più rapida e via così. Invece se vogliamo fermarci possiamo premere il tasto K, quindi indipendentemente se stiamo andando avanti o indietro e dalla velocità con cui lo stiamo facendo, col tasto K il playback verrà arrestato. Davide invece ci chiede come si fa a mascherare due oggetti all'interno della stessa ripresa. Quindi noi sappiamo che cliccando due volte sulla clip e andando su maschera possiamo creare la maschera che preferiamo. Se ad esempio creiamo una maschera come questa, quindi una maschera circolare, la possiamo modificare, la possiamo eventualmente invertire, eccetera. Se però facciamo la stessa cosa con la maschera a mano libera, proviamo banalmente a fare una forma molto rapida, vediamo in basso che c'è un altro pulsante che è aggiungi disegna maschera. Questo significa che possiamo aggiungere una seconda maschera alla nostra clip e come potete vedere verrà gestita separatamente pur essendo all'interno dello stesso menu. Quindi se noi utilizziamo la maschera a mano libera possiamo comunque mascherare più di un elemento. Se però volessimo usare gli altri preset possiamo in realtà comunque farlo. Ci basterà semplicemente duplicare la nostra clip ed è una cosa che spesso è comunque più comodo fare in generale perché ci permette una maggiore flessibilità e quindi poi poter mascherare liberamente le varie parti dell'immagine che siano 2, 3 o 4, quindi sulla prima clip ad esempio potrò usare una maschera circolare che potrò andarmi a modificare liberamente, sulla seconda clip magari posso usare una maschera di altro tipo e posso continuare così senza nessun problema. Quindi a seconda dello strumento che stiamo utilizzando possiamo comunque in un modo o nell'altro mascherare più oggetti. Francesca ci chiede sempre sul tema delle maschere come è possibile fare in modo che ad esempio ci sia una persona che indica e che una grafica che noi abbiamo messo successivamente sembri posizionata dietro alla persona, quindi dietro la mano e non davanti. Quindi abbiamo preso questa clip per fare un esempio molto rapido e ovviamente è necessario farlo con l'utilizzo delle maschere. Quindi qui abbiamo una persona, inseriamo un'altra clip o banalmente un titolo di qualsiasi tipo, come potrebbe essere questo, e per fare in modo che la mano della persona sembri davanti al testo, quello che dobbiamo fare è duplicare la nostra clip di base, quindi piazzarla qua sopra, il testo naturalmente in questo momento verrà coperto e dovremo fare una maschera, come abbiamo visto poco fa. Se l'immagine è ferma, possiamo anche creare una maschera manualmente, in questo modo, o comunque sia, se il movimento è molto lieve, possiamo animare la maschera, muovendo questi punti e aggiungendo i fotogrammi chiave. Abbiamo fatto dei video a riguardo nel nostro canale. Tuttavia questo è un metodo un po' più lungo e se si ha una delle ultime versioni di Filmora possiamo utilizzare un metodo più rapido, cioè applicare all'interno degli effetti della nostra clip o in particolare dentro gli strumenti AI il ritaglio intelligente. Lo attiviamo, lo apriamo
e qui andiamo a selezionare la parte di soggetto o l'intero soggetto se vogliamo ritagliare direttamente tutta la persona per fare una maschera automatica che venga tracciata per tutto il video. Quindi andiamo in modalità avanzata, clicchiamo su traccia avanti e indietro e aspettiamo che Filmo vada a creare la selezione automaticamente anche su il soggetto in movimento. A questo punto la selezione è stata fatta, possiamo se vogliamo modificarne il bordo eccetera, ma una volta cliccato salva ecco che avremo due livelli, quello di base che è appunto il nostro video e un altro livello con solo la persona. Quindi possiamo posizionare tutti gli elementi che vogliamo nella traccia intermedia senza nessun problema. Avendo tracciato tra l'altro l'intera persona è molto comodo perché possiamo a questo punto piazzare veramente dove vogliamo l'elemento e sembrerà sempre dietro il soggetto. Con lo stesso principio possiamo rispondere a un'altra domanda che riguardava il come fare un effetto particolare con una porta che si apre, in particolare la porta di un ascensore, per fare in modo che si possa sostituire lo sfondo, quindi una volta aperta la porta invece che avere lo sfondo effettivo della ripresa avere qualcos'altro. Il concetto è lo stesso, la domanda però riguardava il fatto di poterlo fare con Filmora X. Quindi se abbiamo la possibilità di usare una versione successiva di Filmora possiamo utilizzare l'AI Portrait, che è molto più comodo perché ci basta selezionare le due porte, quella di sinistra e quella di destra, e automaticamente l'effetto viene creato, viene ritagliato tutto automaticamente e riportato sul video in movimento. Se utilizziamo una versione più vecchia dobbiamo per forza lavorare con le maschere e quindi l'unico modo è proprio quello di andare nella sezione maschere e fare un ritaglio di questo tipo. Possiamo anche eventualmente utilizzare una forma di base di partenza, essendo una forma regolare possiamo decidere di ritagliare la porta, prima una porta e poi l'altra, o viceversa ritagliare l'apertura, diciamo, che viene lasciata libera e invertire la maschera. Chiaramente dovremo animare frame per frame la nostra maschera per far sì che il tutto funzioni correttamente, e quindi sicuramente è un processo più lungo rispetto ad utilizzare gli strumenti più recenti. Un'ultima domanda riguarda l'esportazione. La domanda è se esportando un video per doverlo magari rimportare all'interno di Filmora per unire più progetti oppure anche per elaborarlo esternamente, se si perde qualità facendo questa operazione. La risposta è sì, si perde tendenzialmente qualità esportando, però dipende, nel senso che dipende dal formato che utilizziamo. In realtà, in generale, esistono formati con perdita, formati senza perdita, quindi sono formati quelli con perdita più compressi e quindi si perde qualità ma occupano meno, oppure formati senza perdita, cioè formati che non comprimono il filmato o lo comprimono in un modo che non ha perdita di qualità, ma ovviamente i file saranno molto più grandi. Dipende dal software che si utilizza e all'interno di Filmora abbiamo formati compressi con perdita in quanto sono utilizzati più che altro per la pubblicazione finale. Però è anche vero che dipende dalle impostazioni, perché ci può essere sicuramente una piccola perdita di qualità, ma se impostiamo determinate caratteristiche di compressione, di qualità e di bitrate particolarmente elevate, possiamo in realtà avere una perdita minima e che quindi non crea problemi nella maggior parte delle situazioni. Quindi la risposta è dipende molto dal formato e dalle impostazioni del formato. Su questo argomento potremo fare un video dedicato, perché appunto è un argomento più complesso e che può cambiare molto a seconda del tipo di utilizzo. Abbiamo quindi risposto alle vostre domande del mese, ovviamente continuate a scrivere sotto nei commenti le vostre domande e noi risponderemo nel video successivo.